letteralmente radio by Yoga Network, dal 28 aprile 2020 letteralmente si trasferisce da www.letteralmente.online a www.letteralmente.info. Il nostro indirizzo di posta elettronica è radioyoganetwork@letteralmente.info. Poesia racconto del cuore. Perché? Quando riesci a capire il tuo cane, sono già passati 9 anni. Quando ami un animale, tu soffri se lui soffre. Sei felice se lui è felice. Lui è un membro della tua famiglia. Lui ha un'anima e dei sentimenti proprio come noi. Lui ha un suo linguaggio che si esprime attraverso gesti e comportamenti. Lui ha tanto da insegnare a noi esseri umani: il sacrificio, la lealtà, il coraggio, l'abnegazione, la sincerità e la bontà. Lui ha una sua dignità. Come vestito gli è stato donato il suo pelo, che può essere bellissimo se spazzolato e tenuto pulito. Perché molte persone si ostinano ad agghindarli come bambole di pezza, facendoli sentire ridicoli? Perché molti si ostinano a tosarli quando gli è stato donato un pelo che si rinnova d'inverno tenendolo al caldo e d'estate tenendolo al fresco? Penso che per riuscire a entrare nella mente di un cane non basterà una vita. A loro basta un attimo per capire i nostri pensieri e per amarci per tutta la durata della nostra vita, della loro vita. Non smetterò mai di pensare che tutto quello che faccio per loro non sarà mai abbastanza, per tutto ciò che loro mi insegnano ogni giorno. Ho voluto un cane, ne ho voluti 2, ho fatto una scelta di vita. Faccio dei sacrifici, ma non mi obbliga nessuno e sono felice di farli. Sono innamorata di loro.